una sorta di eroe postmoderno, l'astronauta italiano che assieme a un collega russo e uno americano salpa oggi alle 17:41 a bordo di un'affidabile ma scomoda navicella Soyuz dalla base di Baikonur in Kazakistan per sbarcare 6 ore dopo sulla Stazione Spaziale Internazionale. Paolo Nespoli alla stessa età dell'esplorazione spaziale, essendo nato lo stesso anno, il 1957, in cui l'Unione Sovietica mise in orbita il primo satellite artificiale, lo Sputnik. Era paracadutista all'inizio degli anni 80, quando partì l'era degli shuttle, ma poi prese una laurea in ingegneria spaziale e sullo shuttle ci andò di persona nel 2007 come astronauta ESA nella sua prima spedizione fuori dalla Terra. Qualche anno dopo, nel 2011, completò la sua prima missione di lunga durata sulla stazione spaziale, fra l'altro filmando a rientro uno degli ultimi shuttle attaccato alla stazione. Ora lassù lo attende una nuova vita, l'acronimo scelto dall'Agenzia Spaziale Italiana per la missione che impegnerà Nespoli per i prossimi 6 mesi, nei quali si dedicherà a vari esperimenti per preparare il futuro dell'esplorazione spaziale umana. Io volerò su un incremento, su una missione della Stazione Spaziale Internazionale, dove sarò per 6 mesi uno degli astronauti che sarà a bordo, e noi astronauti lassù da un lato manteniamo questa casa laboratorio e usiamo buona parte del nostro tempo per questo lavoro, direi dal 40 al 50% del nostro tempo, e poi usiamo il 40% circa per fare esperimenti, vuol dire essere il braccio, essere la mano degli scienziati che stanno a terra ma che pensano a questi esperimenti astrusi, e noi su li riproduciamo, li facciamo in modo da portare e da dare a loro risultati. Siamo le cavie, moltissimi degli esperimenti che vengono fatti sono su di noi nel capire come il nostro corpo si comporta, siamo noi stessi degli esperimenti, e questo è il lavoro che noi facciamo ed è estremamente importante appunto per portare avanti la nostra conoscenza.